Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione GoPro. Cominciamo, sigla! Questa è la mia telecamera da cruscotto, la mia dashcam. Ho installato la prima dashcam intorno alla seconda metà del 2011. Non voglio dire di essere stato il primo a Siracusa, ma sicuramente sono stato uno dei primi. E infatti moltissime persone capitava che mi fermassero per strada o che quando avevo parcheggiato da qualche parte mi chiedessero proprio: «Scusi, ma cos'è quella a fare?» «È una telecamera che registra durante la guida». Era il periodo, quello in cui avevo installato la telecamera, diciamo tra il 2010 e il 2011, in cui avevo cominciato anche a seguire dei canali YouTube, soprattutto russi, che mostravano le forme di guida creative che ci sono in Russia, quindi i tantissimi incidenti stradali e soprattutto i tantissimi video dalle dashcam in Russia, perché a quanto pare in Russia non è che 3 auto su 4 hanno la dashcam, ma praticamente 4 auto su 3 hanno la dashcam. Cioè ci sono auto che hanno addirittura 2 dashcam nel caso in cui una dovesse fare cilecca. E questa cosa mi stupisce moltissimo. Penso che probabilmente sin da bambini, quando gli danno il triciclo, già ci mettono sulla dashcam. Ragion per cui, tra le altre cose, se vi ricordate quando ci fu quel meteorite a Chelyabinsk, un sacco di video che facevano vedere quel meteorite che passava sopra i cieli della città venivano proprio dalle dashcam, perché centinaia di persone hanno la dashcam e quindi c'erano centinaia di video di questo benedetto meteorite. Ora, quando io ho installato la dashcam, l'ho fatto principalmente per motivi di sicurezza. Adesso ormai ho questa telecamera qua, sono passato da vari modelli, qualcuno è durato veramente pochi mesi perché sono comunque giocattolini cinesi, qualcuno si è dimostrato un pochino più serio e funzionale. Questa serie di dashcam è quella che sto trovando più funzionale, ha questa telecamera frontale e una telecamera posteriore che va là dietro. Questo modello l'ho installato anche nell'auto di mia madre, così abbiamo una sicurezza in più, registra video in alta definizione, registra con l'audio, è stato utile in molti casi. Nel mio caso, per esempio, ho potuto filmare quando ho spento l'incendio dell'auto nel parcheggio del centro commerciale, ma ho avuto modo anche di filmare situazioni più o meno particolari, ho avuto modo di filmare incidenti stradali in cui il video della telecamera è stato utile a chi aveva subito l'incidente, quindi piano piano diciamo che questo strumento si è diffuso sempre di più. Ormai anche qui a Siracusa, quando incrocio delle auto, spesso vedo che anche loro hanno la telecamera. E anche qui in Italia si è cominciato a diffondere questo discorso di avere le dashcam e quindi sono nati anche canali YouTube che mostrano le forme di guida creative che abbiamo qui in Italia. Abbastanza da poter dire che non so quanto sia il caso di prendere in giro scherzosamente e amichevolmente i russi per come guidano male, visto che anche qui in Italia devo dire che ce la caviamo piuttosto male sulla strada. Per darvi qualche idea della situazione, vi voglio presentare 3 canali YouTube piccolini di guidatori italiani, raccolte di video da dashcam dall'Italia. E comincio infatti con il canale Dashcam Italia. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, iscrivetevi. Raccoglie video di dimostrazioni della guida discutibile che riusciamo a realizzare qui in Italia. Ci sono veramente persone che non hanno bene idea del funzionamento delle rotonde, ci sono situazioni nelle quali la precedenza sembra diventare un optional, ci sono situazioni nelle quali si vede come i semafori sembrano essere lì a scopo decorativo, e questa cosa un po' demoralizza, perché tra le altre cose qui a Siracusa io ho sempre visto anche una guida molto approssimativa in certe situazioni, e vedo che è una cosa che ci accomuna veramente tantissimo. Non farebbe male dare una bella ripassata alle regole del codice della strada ogni tanto. Ma naturalmente questi video che vengono raccolti sono anche un modo di scherzarci sopra, di riderci sopra, non si vuole essere maestri di vita, qui nessuno è perfetto. Io per primo dico che non sono questo grandissimo guidatore, cerco di essere il più possibile ligio alle regole, e certe volte questo mi mette anche in imbarazzo, perché magari mi fermo per far attraversare delle persone e dietro parte un coro di clacson. Che cosa devo fare? Scendere e fargli un applauso? Ed ecco che, per vendicarmi
salutarmi, vi segnalo un altro canale di un amico toscanaccio e del piacere di vedere non solo quindi queste situazioni in cui c'è una forma di guida creativa, ma anche le reazioni in toscano del nostro conducente. Per cui il secondo canale che vi voglio segnalare è BDIF, Bad Driver of Italy Florence. Adesso si chiama solo Bad Driver of Italy, anche perché anche lui raccoglie video anche di amici e di collaboratori, però spesso intercala con il suo bellissimo toscanaccio rumoroso che ci sta benissimo. Quindi secondo canale che vi segnalo, BDIF, Bad Drivers of Italy, una volta Bad Drivers of Italy Florence, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, iscrivetevi, scoprirete che sì, decisamente non abbiamo niente da invidiare ai canali di dashcam in Russia. Infine, prima di segnalarvi l'ultimo canale, ci terrei a farvi una domanda. Come dicevo, nessuno è perfetto, quindi anche noi cerchiamo di sorriderci sopra, di cercare di rispettare le regole il più possibile, ma purtroppo siamo anche circondati da persone che non necessariamente fanno il nostro stesso ragionamento. Molti anni fa, quando ancora lavoravo in televisione, ci fu un grave incidente stradale di fronte alla zona industriale proprio la notte di Natale. Praticamente mentre tornavamo fuori da Priolo abbiamo incrociato prima un'ambulanza, subito sia io che l'amico abbiamo pensato guarda un po', ci sarà stato un incidente nella zona industriale proprio la notte di Natale, però poi subito dopo un'altra ambulanza, i vigili del fuoco, e incuriositi abbiamo fatto inversione, abbiamo seguito e siamo arrivati a vedere che cosa era successo. E quello che era successo è che c'era stato questo grave incidente frontale proprio di fronte a una delle portinerie della zona industriale. Lì naturalmente la prima cosa che ti viene da dire è sì, bisogna stare attenti perché c'è gente che in questo modo rischia letteralmente di morire. Però l'altra è anche sì, io cerco di stare attento, ma improvvisamente arriva uno e mi si fotocopia addosso a tutta velocità. Quindi sicuramente la sicurezza stradale è una cosa che deve essere diffusa come un argomento molto importante su cui si può cercare di sorriderci sopra, ma bisogna considerare che dato che la sicurezza stradale è data non solo dal nostro comportamento, ma anche dal comportamento degli altri, è tutto un problema di cultura del comportamento sulla strada. Allora, terzo canale YouTube, Bad Drivers of Italy, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, iscrivetevi anche a questo canale. I contenuti sono molto interessanti, si possono guardare volendo con un sorriso, ma è anche utile guardarli cercando di imparare dai propri errori, perché sicuramente il messaggio deve essere anche quello: ci sono delle regole, e le regole, soprattutto le regole del codice della strada, sono lì alla sicurezza non solo nostra, ma anche degli altri. Ed ecco quindi la mia domanda. Voi guidate l'auto, oppure guidate la moto, guidate un veicolo particolare, e nella vostra città come trovate che sia la media di guida? Ci sono forme di guida creativa, per così dire, oppure queste situazioni molto pericolose alla guida risultano essere una ristretta minoranza e, come regola generale, bene o male tutti quanti rispettano correttamente le norme del codice della strada e difficilmente ci sono situazioni complicate? Vi è mai capitato di essere rimasti coinvolti in un incidente stradale o in una situazione del genere? Casomai parliamone. Non so, voi avete una dashcam sulla vostra auto oppure avete intenzione di installarla? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene ragazzi, io ho concluso con questo vlog, spero di essere riuscito a farvi pensare un po' di più alla sicurezza stradale. Se ci sono riuscito, come sempre vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!